Buonasera, ragazzi. Il counter degli spettatori è ancora rotto, ma io mi trovo dinanzi a una decisione. Una decisione difficile. Devo combattere con il mio istinto videoludico stasera. Il counter non c'è, noi sì. Grazie di cuore del supporto, ragazzi, a tutti. Siete eccezionali nella presenza e anche nella costanza di seguire qualcosa che è comunque fortemente monotono. C'è da dire, però, un qualcosa di importante a riguardo. Io devo entrare a patti con i miei piani per il futuro, al di là di quello che si sta investendo per, quello che si sta costruendo poi, quello che si vorrebbe raggiungere dunque, no? Io ho un problema. Sifu è terribilmente soddisfacente. Sifu è un videogioco che mi piacerebbe finire al meglio. Avere il ricordo di aver giocato al top. Finale segreto, tutto pulito, entro 25 anni e così via. Il problema, che dovrei tra l'altro comunicare attraverso un talk show, attraverso un annuncio un po' più plateale, insomma, cercando di. Cercando di. Essere ascoltato da più persone possibili, quello che sto cercando di dirvi è che c'è un sacco di roba che vorrei fare e dobbiamo toglierci Sifu. E quindi, nonostante vorrei cominciare la live con l'obiettivo di fare le cose bene, dovremo non certamente sottovalutare l'idea di farlo con un certo stile, ma finirlo. E per chi non lo sapesse, visto che si sta facendo qualche domanda in chat, Sifu è un'evoluzione estremamente roguelite, hardcore, di quello che sono appunto i fighting game a percorso. I beat 'em up. Solo che 2.0, dedicato a una scuola di giocatori estremamente competitiva e molto 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 tecnica. Insomma, è fatto per essere un bel muro ludico. Siamo arrivati all'ultimo boss, diciamo. Abbiamo vissuto un'esperienza catartica, ok, nell'esplorazione delle sue meccaniche. E ho apprezzato enormemente il costruire una build che potesse permetterci di essere efficaci. Va bene, Sifu. Hai completamente distrutto il momento. Completamente. Il boss finale, tra l'altro, mi ha dato una sensazione piuttosto chiara di come plausibilmente vorrebbe essere combattuto, ossia completamente imparata piuttosto che inschivata. Le schivate dovrebbero arrivare per quei colpi che non sono affrontabili in altro modo, ma il modo in cui combatte, la ferocia con cui colpisce, mi sembra ti voglia suggerire che devi tu sbilanciare lui per la prima volta praticamente dall'inizio del gioco. E in realtà noi abbiamo anche ben poche abilità sbloccate a livello permanente. Oh, giusto, avevamo creato qualcosa di un pochino più elegante qui. Oh, ok. E vorrei cominciare a sfruttare. Non avevamo appreso. No, volevamo. Volevamo sfruttare la risalita e contrattacco a terra. Non l'abbiamo ancora ottenuta. Ok. Allora.
La nostra situazione, codex a parte, è questa. La torre è stata completata a 35 anni. Giusto? Se faccio partire il santuario, che succede? Vi dirò che mi piacerebbe stasera giocare la torre. Noi il museo, il club e lo squat lo abbiamo masterato. L'unica cosa che ho trovato poco elegante è stata la prima fase del terzo boss. Si comunicava male. La torre l'abbiamo battuta first try, tra virgolette, senza nessuna resa, con un boss fragile ma particolarmente punitivo. Vorrei vedere se riesco a raggiungere il finale, sicuramente non di primo acchito, visto che sì, fu un po' che non lo giochiamo, ed è il famoso discorso, no, della continuity che sarebbe necessaria avere. Sarebbe necessario avere per poterlo affrontare in maniera seria. Vorrei andare avanti. Forza. Welcome to the sanctuary. Nerves get the better of you? Greetings. Can I help you, madam? Where is Yang? He's in his office, meditating. It's the highest building. Just keep going up. Grazie. C'è un ascensore? The journey of a thousand miles begins with a single step. Your father, I'll be with you. Perfetto, questo mi serviva. Madonna, che botta! Ah, giusto, siamo messi così male. Siamo messi malissimo, ragazzi. Via lei. E invece no. No! Mamma mia. Vorrei anch'io fare questi danni con una testata, sai? Beh, che infatti sembrava un mini boss. E poi, aspetta, vado a prendere il coltello. Prima ti do una martellata, te. Poi ti do un'altra mattonata. No! L'ho schivata! È l'essere superiore! Ho il coltello. In effetti è stato patetico da parte mia. Volevo buttarlo giù dalle scale, ma... Ma che gli frega? Sente niente. Porca! Ma... Mi ha tirato fuori Lowarang. Io stavo pensando a qualcosa di più. Ero a un passo da vincere, accidenti. Peccato. Purtroppo ho già una posizione molto scomoda con l'età, quindi...
42 non erano i miei piani. You should have stayed down. Ma hai ragione, ma non si molla. Bastava così poco. Vedete? Ero a un passo. Ma! Ma! Al boss? Try harder, you fool. So che era una shortcut, ma non pensavo così diretta. Non pensavo così diretta, sapete? No, no, mi sono perfettamente accorto che era una scorciatoia, l'ho presa apposta. Non avevo bisogno di altre abilità, solo della stabilità. Devo impararlo, eh? Ma le parate non... Non sono tutti attacchi alti, quelli? Your reliance on your gift will be your downfall. Tu, chef. Perché ti, non ti fa imparare la skill, vero? Lo so. Dobbiamo... No, non dobbiamo dargli respiro, perché anche lui si ripristina. Come faccio a riconoscere... il pattern. Quello cos'è? Non è un attacco alto? Non è un attacco alto. Sì, ma... Parare con lui mi sembra l'unica cosa che si possa fare. Non parare ti provoca delle paresi alle dita perché ti fa 8 attacchi al secondo e vai semplicemente in ospedale, davvero. Parare è qualcosa che gli permette di avere pressione, ma... Quelle sono alte. I can see your body giving up on you. Appena cerco di cambiare tattica, al posto di schivare, parare mi sciotta. Non capisco come faccio a fare tutto questo danno nonostante tre livelli tutti investiti sul... Perché mi fa solo stavolta questa combo? Ah, prima sì, prima... Prima è indietreggiato ma non ha fatto la scivolata. Non c'è un pattern chiaro. C'è per forza, è dietro questo schermo. Try again. Try harder. Come on.
Try harder, you fool. Preso. Ok, quando ti schiva gli attacchi... Quando ti schiva gli attacchi ti fa sempre un contrattacco velocissimo, ma... Ah, ragazzi, sto laggando. Odio questa posizione. Cambiare casa a volte non basta, vero? Ero convinto che... Do better. Try harder. Non posso laggare durante il boss finale. Chissà come mai. Ho avuto problemi e hanno resettato la linea 50 volte in questi giorni. Ho perso un sacco di ore di lavoro. Ok. 1000 di bitrate. Ok. Sifu didn't teach you this one. Ok. What? Parte sempre molto bene lui, eh? Parte sempre molto bene. That's all you've got. After 8 years of training. Do better. Try harder. Try harder. Gift will be your downfall. Eh? I bet Sifu didn't teach you this. Questa cosa. Thank you.
Speravo che mi facesse la mantide. Pardon. Ho cercato di fisciare la mantide. Stavo cercando di ottenere un certo attacco. Colpa mia. Niente, non posso avvicinarmi a lui. Cioè, sembra che tu debba, a differenza della prima fase qua, aspettare gli attacchi e non farli, ma è un peccato, no? Beh sì, con i potenziamenti massimizzati alla parata avrei vinto probabilmente, ma non importa. Si deve poter fare no damage, quindi non mi dispiace prendere pizza. Ok. Ero a un pelo da riuscire a fargli una combo completa. Cazzo! Stupido! Stupido, Michele! 76 anni. Ho ceduto il fight. Ma penso di essermi allontanato abbastanza. Si può parare qua, preso o no? Ricaricato la mia energia, caro stronzo. So come si gioca Sifu, eh. Ah, l'ha presa. Ok. Boom, baby. Closer and closer and closer. Ora parliamo della boss fight. Bene. Thank you.
Welcome to the sanctuary. Allora, questa prima fase della scalinata è semplicissima, persino divertente perché è praticamente un puzzle. Butti giù lui, prendi il coltello, secchi lui, tac tac tac, boom, posi il coltello, prendi la mazza, pim pim pim, boom bam bam, pim boom bam, solletico, bam. Poi tieni il bastone, togli la nuisance, comincia a menare lui. Ho sbagliato, si riprende. Ho schivato il primo colpo, il primo rumore, quando in realtà è il secondo che devi schivare. Errore mio. Potremmo prendere l'arma, ma non serve. Schiviamo il colpo pesante. Boom. Questo. Andato. Poi. Abbiamo accumulato focus che non potremo usare contro il boss. La vera sfida è questo guerriero. Gli togliamo l'arma. Cominciamo a fargli male. Attacchi pesanti, coltello, schivata, combo completa, boom boom boom. Pariamo su colpi standard per sbilanciarlo con l'arma. Piano C. Non posso fare il tutorial. Ok. Boom bam bim. Coltello per parare il colpo. Ho fatto una cazzata enorme. Sono nell'angolo, sono fottuto. È la fine per Mike, è la fine per Mike. Prenderò l'arma come gli yaki, come gli yaki. Scusate. Oh oh, gaff, gaff. Ok. Ok. Chiedo umilmente perdono per la figura. Attacco spostante. Boom. Neanche una morte per il boss. 35 anni. Zero. Questo significa avere molti più try perché abbiamo esaurito tutte le cariche di morte. 3, 2, 1, 0. Bim. Ok, ragazzi. Perfect. Scusate il cringe. Sto cercando di scaricare la tensione. È solo scaricare la tensione, sono un idiota. Riacquisizione di struttura con la schivata che ci servirà in fase 2 del boss. Bam. Non schivare. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato, pensavo che facesse la spazzata giù. Scusate, mea culpa. Pessimo primo try qua. Perché avrei potuto fargli molta più danno alla postura. Molto di più. Pessimo, Mike. Pessimo. After 8 years of training. Ok, ora la parte divertente con l'arma rotta. Se riesci a farlo. Para. Non così, devi parriare. Ah, pensavo facessi una scivolata. E ora devo schivare, però. Grazie. Bravo, Michele, hai fatto proprio una gran figura di merda. Come on. Try harder, you fool. Quasi. Colpa mia. Pessima giocata.
Ne ho fatte di molto migliori. Molto migliori. Però 38 anni era l'età che raggiungevamo quando perdevamo la prima stanza, giusto? I can see nothing has changed. Eight years. Come on. Schivami. Bravo. Penso incredibile. Do better. Try harder. Ah, che coglione. Eppure è così chiaro qui. A parte una stupidaggine, è così chiaro. Colpa mia. See your body giving up on me. Oh, non me l'aspettavo. Oh no, questa è stata veramente avida. Scusatemi. Non avrei dovuto. Esatto, sono stato avaro, perdonatemi. Ehi, no, ma il primo attacco. Shh, calma. Non preoccuparti, Mike. Vai, piano. Ricordati che sei in fase 2, va tutto bene. Ma devi... Non ho riconosciuto i parry che mi ha fatto. 44 anni, non volevo. Ok, ho già perso. Try harder. Ah, mi ricordo di questo. No! No! Sta arrivando la stanchezza alle dita! Non deve. Perché non mi ha fatto un parry? Questo attacco ammetto che non mi piace, È come se qualcosa non andasse bene. Prova a parriare con l'attacco. Non mi piace. Questa presa non la trovo divertente da controbattere. Voglio provare a parriarla, al diavolo vincere. Piace questa presa. La voglio far uscire fuori. Ma non ho più interesse nel vincere adesso. Si può schivare.
No, però non è. Continuo a dire che non è divertente. Non questa presa, non questa cosa che fa. Try again. Try harder. Perché la prima fase è incredibile. Questa è un po' hit and run con questa. Cioè, il fatto è che qui quella semplice presa ti uccide. Ti fa perdere 4 dei 5 try che hai, praticamente. Avete visto che, avete visto quante prese ho parato, quante prese ho schivato? Avete visto quante prese ho schivato? Ci siamo, solo che ora purtroppo ho capito la prima fase, ho capito l'hit and run della seconda, ho capito come schivare la presa della seconda, il boss è nostro, ora serve skill e un pizzico di fortuna, ma non le mani doloranti, non le mani doloranti, perché adesso Sifu, io sono un videogiocatore da 30 anni. So di non dire una sciocchezza personale quando dico che Sifu è completamente rotto nel button mapping per la salute delle mani, cioè le schivate che si basano su grilletti e su analogici sono una cazzata. Io non ho parole, come gli è venuto in mente, è come veramente io. Welcome to the sanctuary. Cioè, non potevano mettere un tasto per la schivata alta e un tasto per la schivata bassa, no? No. Devi premere una combinazione di tasti di cui una è una levetta e l'altra è un grilletto. Vabbè, no, no, left button e left L1 non sono. È a piccole dosi, è a piccole dosi. Sì. Sei riuscito alla fine. Ok. Forse il pad Xbox aiuterebbe parecchio, sì. Sono d'accordo. Ah sì, in Doom Eternal fai molti più movimenti, ma non ha niente a che fare con... È molto meno doloroso. Non ho mai sentito nessun fastidio a giocare a Doom Eternal a Nightmare. Imparagonabile. Cioè, eh.
better. Try harder. Come on. Try harder, you fool. 8 years. Il mio problema è che a volte tendo a dire: ah sì, schivata, schiva. Aspetta, ma se schivo non gli faccio nessun danno. Cioè, devo stare più attento a quando fare. Ecco, queste devo pararle. Quando ho posture, devo pararle. Esatto. Esatto. Toccaci se la spazzata. Questa. Avete visto che sto imparando tutti i pattern? Ok, no? Cioè, per carità, giocando una volta a settimana faccio quel che posso, ma... Baby! Your reliance on your gift will be your downfall. Se allenassi l'abilità, no. Come on, try harder, you fool. Lui ti ricarica, praticamente è fatto apposta per ricaricarti l'abilità della saustura. Baby! Dai! Oi! Scusate! Not bad at all, no? Ho l'arma a terra adesso? Il cazzo, vero? No, vero? No, le dita, mi fanno male le dita! Quanto è difficile! Avido, ma gli sto spaccando il culo. I've seen so many ones.
poison stick in your father's. No, peccato. Quello mi avrebbe portato alla vittoria praticamente. Che poi non sto neanche più sfruttando il suo mega attacco a distanza che mi aiutava tanto prima. Non sto neanche fisciando gli attacchi, ragazzi. Non sto neanche facendo lo gnorri con gli attacchi da fisciare. Così si deve fare, così. Ok, ok, scusate, 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 scusate. È che so che ho vinto. Sto cercando di vincere con meno morti possibile e voglio vincere con onore. Non voglio fare il fish della mantide fa-fa-fa-fa, perché il fa-fa-fa-fa è per i deboli. È per i deboli. Il fa-fa-fa-fa è per i deboli. È vinta, è vinta. Ah, hell yeah! Niente fa-fa-fa-fa. Uno sì, dai. Bella sta presa mortale, vero stronzo? Minchia che treno! Come ha fatto? Ah, devo ancora ricordare. Questo è un pattern che ancora mi sfugge, scusatemi. Quello mi sfugge ancora. Quando fa la scivolata è ancora l'unico pattern che mi manca di lui. Eccola! Comincio a vederla. Oh no? Eccola! Ok, 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 la sto chiamando, la sto chiamando, la sto chiamando. Ma è fatta. È fatta, abbiamo due monete, tre morti. È fatta. Try harder. Ah, il verso è la chiamata del... Scusate, ho provato a fare la schivata bassa ed era la combo sbagliata. Ok, ok. Ah! L'emozione, è l'emozione, l'emozione! L'emozione, scusate, l'emozione! Mi sono fatto coinvolgere, avevo vinto 4 morti fa se fossi stato a sangue freddo. No, no, non ho il sangue freddo, non ho il sangue freddo. Woo! Yes! You were supposed to guard the talisman, not steal it. It's the only way to save them, Sifu. You failed to honor your oath. You are unworthy. Now leave. She who has Kung Fu and Wu De makes the other know she can break him. Her hands go out like lightning, and the other doesn't want to fight anymore. Insomma, vendetta compiuta, ma pace interiore non raggiunta, ovviamente. Però io mi rendo conto che a volte ci siano delle logiche che facciano pensare al fatto che, sai, magari questa serie si è tenuta troppo per le lunghe. E io voglio portarvi altre cose, però a me ispira a provare mi piacerebbe molto
Cambiamo gioco. Primo commento. Oh, oh, avete ragione, lo so. Pensate a quanto sarebbe figo avere l'abilità dello stordimento al massimo. Facciamo una cosa. Fatemi fare il primo livello un secondo. Fatemi vedere come mi sento a fare il primo livello, ok? Faccio un secondo il primo livello. C'è Cletson in chat. Get lost. Che durante questa serie... Non c'è in chat, vero? Come on. Bring it on. Bring it on. Perché vorrei provare a fare il punteggio più alto possibile. Annunciati i remake di Max Payne 1 e 2 in collaborazione con Rockstar. Ragazzi, questi potrebbero essere una bomba. Come into our place. Bring it on. Ah, siamo già al massimo, lo manteniamo. Came to the wrong place, pal. Voglio provare una cosa. Scusami, piccolo. Sto cercando persone ostili. Non credo che un paragone con Undertale sia decente, ragazzi. Capisco che esiste la Pacifist e io sono super volenteroso di farla, ma non credo siano paragonabili. Ragazzi, non fatelo. Diamo tutto il valore a Sifu, ragazzi, e lo adoro. Ma è semplicemente un ending con una chicca se risparmi i cattivi, no? Non è esattamente la stessa cosa. Ah, ma mi sto facendo ammazzare perché è giusto, non ho le cure di un tempo. Non ho le cure. Non ho le cure. È vero. Non ho le cure. Che pirla. Non ho le cure potenziate. Ok. Finito Elden Ring, faremo la tier list parte 2, assolutamente. Dov'è il primo talismano, ragazzi? È qui vicino, vero? Ragazzi, non fatemi, vi prego, vi chiedo per favore di aiutarmi a non perdere nessun
Era qua il primo? Ma sono un cretino, sto perdendo. Sono stupido. Mi stavo sottovalutando. Oh, che scemo. Ma dai, ho perso già. Devo fare il primo livello assolutamente a 20 anni. Che domande. Che domande. Va fatto a 20 anni assolutamente. Haven't you had enough? Drop your weapon. Questo sarebbe stato più facile. Ma dopo questo finale ovviamente sono stanco. Non me lo permetterò, non me lo posso permettere, ma voglio provare a vedere una cosa. Non è qua il primo talismano, no? Oh, avevo finito. Che... Allora, intanto dobbiamo arrivare a 4.000 punti qua oggi. 4.000 punti. 4.000 punti. Il valore delle abilità, eh? Ehi, quello era... Era un attacco assolutamente da schivare, Mike. Però ho perso punti così. Cavolo. Sarebbe da... Per uno. No, non per uno. Secondo voi riusciamo a tenere il per 5? Riusciamo a finire il livello 1 in maniera tipo super epica? Come finale di live? Non sarebbe fighissimo? Cercare di ottenere 4.000 punti al primo livello. I warned you, asshole. Come on. Bring it on. Hype train! Hype train! Me lo merito. Stavolta ve lo dico.
per voler fare il primo livello in maniera super epica e aver amato così Sifu. Sono contento che Twitch mi stia ringraziando con un Heptain, anche se non sono per niente marketer. Allora, ma no, adesso non, cioè, avevo chiamato prima Kletson perché fino ad ora nelle precedenti live mi aveva sempre guidato verso i santuari, e visto che voglio avere altro a mente, stavo aspettando che apparisse proprio per aiutarmi. Stay there. Sì. Mamma mia, quanto... Oh, tipo, grazie! Avete visto quanto cambia... Quanto stravolge tutto anche avere poche abilità sbloccate? Porca miseria. Mi stai dicendo che non c'è un battiscopa qui? Davvero? Open it! Open up! Check this fucking... No. Io volevo prendere l'arma, ma... Bring it on. No way. No fucking way. Drop your weapon. Insane. Ragazzi! Ragazzi, guardatemi! Vicenda, ma beh ok, grazie. Beh dai, è stato fico. Cercando più avversari possibile. Non ho fatto neanche apparire. Che botta! Ma così è un po' un incastro, boys. No, non mi incastrare il gameplay, per favore. Non me lo merito. Così non è giusto, non è giusto! Dove è finita la mia arma? Affanculo, è finita. Grazie, Crystal Spider. That can't be partner.
Oh yes! Boom! Crystal Spider, grazie di cuore. Baby, primo santuario perfetto. Primo santuario perfetto. It's working. Ah, ma non è una cosa calcolata per... Devi stare vicino. Ah! Non è una resistenza programmata. Niente, neanche gli abbiamo fatto attivare il tutorial. Sì, sì, ci sono one shot riscattate, ragazzi. E le faremo tutte. Duemila punti. Come on, speed this up. I don't want to be late for the club. I plan to win big tonight. Who in the fuck are you? What the... Sorry, milady. That can't be possible. Oh, dai! Be careful! She's got a weapon! Bring it on. Oh, cazzo! L'arma? Ah, me l'hanno raccolta via. Abbiamo un problema qua. Mamma mia, cosa ho fatto? Boom! Arma nuova. Let's go! Bring it on. Oh shit! No, come... L'abbiamo fatta!
500 punti ciascuno. Impatto parata. Aumenta l'impatto della parata sulla struttura dell'avversario. 4000 punti. Boom! Preso. Ah. Ci piace. Ok. Apri l'albero delle abilità. Non basta ancora. Sferra un pugno poderoso in grado di stordire qualunque nemico. Ah, Crystal Spider, quanti doni oggi! Non ricordo l'ultima volta che ho ricevuto così tante sub. Grazie di cuore del supporto. Fight! Sempre fight, grazie ragazzi. Davvero. Andiamo! You're sure about that, Kung Fu? Mi piace, ma questa è una guerra. È in guerra, tutto è lecito stavolta. Voi non siete civili. Boom. Vi ricordate quando avevamo un sacco di problemi anche solo a muoverci qui? Ah, ora potrò aprire questa porta. È uno shortcut. O è la strada normale questa? Non mi ricordo. Oh, grazie dell'hype train, ragazzi. Ah no, quella porta è il continuo, ok. Allora cerchiamo un'arma. Mi sembra intatta. Questo mi sembra meglio. È di ferro. Boss, if nobody gets through, the jar stays alone. Step aside. I don't want to have to hurt you. Ma come mai così pippa questo? Paporaccio! Ma scusate, ma... Piccolo! Ma che cosa... Ma... Ragazzi, ma... Ah, perché era un attacco sorpresa! Ma dai... Io sono un infame! Mm-m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 m
questa porta cos'è? C'è Codex? Il tuo ultimo rapporto medico evidenzia un buono stato di salute. È importante che continui la cura. Tornerò tra un paio di settimane per un controllo. Prenditi cura di te, Young. Ma è ovvio che il nostro maestro in realtà è il cattivo. Ora provo a fare le... Esatto, provo a fare i parry e... Ragazzi, sembra tutto così facile. Cioè, non dico che non possa sconfiggermi, eh? Specialmente se provo cose nuove come la parata, ma... Capite che è una cosa... completamente diversa rispetto al passato. Ma questa cosa... Non... Stronzo. C'era un'arma qua? Sì. Ah, giusto, lui faceva. Ah, mi sconfiggerà, non mi ricordo il moveset qua. Vabbè, non importa, non sto cercando di fare la Dead Run. Sto cercando di fare la run figa, epica, con le abilità e tutto. Sbagliato perché non mi ricordavo che faceva la zozzatina con... Oh, che sciocco che sono. Oh, scusate ragazzi. Potevo farlo no damage questo. Cioè, no death. Ma non lo farò no death. Faremo una bella cosa comunque. No, fammi trovare un'arma. Ora posso farlo? Ora se lo vinco lo risparmio? Funziona così? Ditemelo! Chat, please! Ho fatto? L'ho risparmiato? Sono online, non sono crashato? Ok. No! Era perfetto, Michele. Era perfetto, avevo stravinto. Vabbè, ma erano... Ragazzi, è un mese che non giocavo contro il giardiniere. Mannaggia. Ah, non devo consumare la vita? Ok. Allora, aspettate, Devo trovare un'arma e pararmi con quella. Oh no. Non pensavate di dovermi avvisare per questa cosa prima di dirmi sì? Cioè, non potevate dirmi che c'era un'interazione unica? Visto che mi stavate guidando, non era il caso di avvisare il giocatore, vero? In un beat'em up frenetico hardcore. Era una cosa che giustamente... è sfuggita! Giusto?
Tipo, la mia domanda è rispondere sì, ma. Sì, ma. E non possiamo rifarlo. Troppo tardi. Non avete mai giocato un videogioco frenetico in vostra vita se secondo voi durante una combo... Ah, e non hai notato risparmio sullo schermo. È una combo che hai fatto per 2 mesi. Ovvio che non dici... Se uno ti dice, ora posso fare? Sì, faccio. Non ora faccio, ma secondo me attendo che possa apparire uno strano comando mai visto nel gioco prima a prendere a sinistra. Allora, qualcuno l'avrà scritto, ma... Quando io sono in combat e faccio, posso? Sì, sì, sì. Torno in focus. In realtà allora, il caso è uno. Con gli shortcut. Ma sta facendo Grim fiacco o Grim difficile? Ragazzi, vi faccio una domanda importantissima. Se vado di shortcut, mi mantiene i power up che ho preso? Se vado di shortcut, perché sennò è tutto inutile. E allora se li mantiene, siete tutti perdonati. Come quelli dei santuari no. E allora facciamo una cosa, ragazzi. Facciamo un patto. Facciamo un patto. No, so che c'era scritto, ma magari... Ragazzi. Io scherzo e vi prendo in giro, ma non potete trattarmi come un coglione. Gesù Cristo. A volte. Chat. Oh, mi viene da piangere. Allora... Facciamo un patto. Questa live di Sifu ha ricevuto tantissimo supporto e mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo finito il livello 1, a parte per una piccola gaffe, in maniera sublime, ma erano mesi che non giocavo con il giardiniere. Finiamolo di nuovo, in maniera figa, con una build nuova, e poi ci guardiamo il finale segreto, perché non avrò il tempo di ricominciare. È l'unico modo. E vi dico di più. Io oggi dovevo registrare. Non lo farò. Mi dedico a voi. Non sto chiudendo la live, ok? Non sto chiudendo la live. Facciamolo. Questo è per amore, ragazzi. Questo è per amore. Ci tengo un sacco. Private back. Bring it on. Come on. Però dobbiamo essere i bravi, Bring it on. Ah, il punteggio non si accumula. Ok. Yeah. What do you want? This place will crush you. Sta andando a prendere l'arma il coglione. Illuso. Ah.
Grazie, Atrix. Ora prendo il santuario. Ok, è una questione di distanza. Ragazzi, ragazzi! Facciamo le cose fiche! That can't be possible. Sta cosa è stata da stronzi però, eh? Non ti vedevo. That can't be possible.
Sapevo che sarebbe successo in due. Vabbè. Meglio di niente. Senza shortcut lo capisco, lo accetto. Sto facendo un investimento per fare una build diversa, qualcosa di speciale. Ah, ma si sono ripristinati completamente la... Sono più fragili di quel che sembra, eh. No, semplicemente sto superando i miei limiti. Guarda, ho sbloccato il pugno rovesciato totale. Cavolo. No, semplicemente... Dovevo avere più coraggio contro di voi. No! Colpa mia. Sono stato pavido. Visto quanto è facile? Così. Pirla. Pirla, Mike. Ma non stai prendendo shortcut. È questa la run che vuoi fare. That's close for tonight. Sto affrontando delle donne, ragazzi, per farvi capire la mia resolution. La folle forza di spirito che ho. Sto minacciando le entità più forti del mondo. Devo riprendere il punteggio alto. Volevo provare a non schivare e pararmi, ma... Com'è che siete full? Non è assolutamente corretto da parte tua. No! Cazzo, questo è grave. Questi mi sfondano adesso così. È una brutta combo. Beh, cazzo. Questo era veramente bastardo. Questo non me lo meritavo. Ma è casuale che diventino così incazzosi. Ho avuto bad RNG. O è fisso. Cambia così tanto con un solo shortcut in meno. Let's end this quickly.
Sto cercando di allenarmi a non schivare i nemici singoli, ma mi sembra una cosa super poco smart da fare contro questi. Dovremmo essere vicini al primo santuario, quindi non mi preoccupo troppo. Vabbè, non importa. Damn, you're fast. Ma è uno shortcut questo? Queste non sono porte shortcut. Okay. 5.000 procisi. Questa è fatta. 24 anni. Bleh. Ma non è una partita in cui sto cercando di sopravvivere. Sto solo giocando al meglio delle mie possibilità. Okay, non ci servono più punti. Step forward. You're about to be tested. No! Disonesta! Ha preso la mia arma. Trials do I have left before meeting Sean? Two more challenges lay ahead. Dexterity and endurance. But I'm afraid you'll be too late for the final trial. Ho provato, scusate, sto provando tattiche diverse. Avete visto che non schivavo?
colpa mia. Avrei dovuto schivare, ma volevo fare dei test con il terzo livello. Stupido. Però da gameplay non riuscivo a resistere. Avendo un'arma che mi avrebbe permesso di fare... Solo che avrei dovuto farlo con gli ultimi, non con lei. Lei era da distruggere subito. Ancora non l'abbiamo questa. Ma perché non l'abbiamo mai esplorato per questi puzzle? Puzzle, insomma, per queste cassaforti. End of the road for you. Are you fast? Minchia, Mike! Cazzo! Minchia! GG! Bravo! Ok. Ok. Adesso ho qualche serio dubbio. Perché... Vorrei per la prima volta fare il Chad ignoratore di armi, capite? E quindi... Ragazzi, ma cosa sono diventato? Scusate? Ora le prendo, eh? Un errore, scusate.
ragazzi, possiamo fare questo piccolo annuncio. Visto che il sondaggio aveva detto, al 40% cambiare gioco, e io avevo bisogno, per il canale, per me stesso, per noi e per il contenuto, di arrivare a un certo livello in Sifu, è fatta. Ho realizzato il mio sogno. Ho provato la postura, ho provato a parare al posto di schivare dopo che la chat e voi tutti mi avevate insegnato a schivare rispetto al parare. Ho visto quella barra salire, mi ha ricordato Sekiro. Mi sono fomentato, ho fatto delle bellissime fight dopo una settimana che non giocavo. E se imparassi leggermente il pattern con qualche shortcut degli altri tre boss, escludendo la fase 1 del museo dell'artista che non mi fa impazzire, so che cosa farei a Young. E anche voi sapete cosa farei a Young. Con questo danno alla postura, triplo rispetto al precedente. Signori, ragazzi, grazie. Grazie. Grazie di cuore. Mi avete... mi avete concesso di poter finire Sifu, uno dei pochi videogiochi che pensavo avrei avuto nel cuore come insoddisfacente nel modo in cui l'avevo affrontato. Come avrei desiderato. Mio Dio, che bello è stato. Mio Dio. L'unica cosa che ci impedisce di effettivamente mettercisi, ora che mi sta effettivamente venendo una gran voglia, è che c'è troppo altro da fare. Quello che faremo ora è... dare un'occhiata, vediamo un po' se ce la facciamo. Ecco qua, al record del mondo speedrun, qualcuno che ci si è dedicato un po' più di me. Pacifist, così ci godiamo anche il vero finale. I warned you, asshole. Ma per il contenuto ce lo guardiamo. Dal terzo livello in poi. Ah! Ok. Grazie a tutti.
No, no, ho finito. Non è che rinuncio a portarlo, ho finito. Serie finita. Magna cum laude. Più o meno, insomma, quasi. Eyes on the target in the atrium. Everyone get into position. It was foolish of you to come here. Ammazza. Questi sono quei momenti in cui mi sembra di saper fare bene il mio lavoro. Non dirò niente. Lascerò interpretare a tutti voi. Ah! Rottura della IA! Attenzione! Broken Artist! Questa cosa non si può più fare nell'ultima patch. Ah, vabbè. You should have run when she did. Keep up with me. Ah, ti ha rubato i. Posso fedele a Falena anche in questo, sì. Mm-hmm.
Ah, voleva... Come mai non ha fatto lo shortcut? Ah, no death! Ok. Ok, no death. No, no, a me mi interessa... vedere come combatte... The old lady. And to each punishment, it's weapon. Ah! L'attacco caricato con le armi taglienti uccide? Con un colpo? Beh! Eccoli, ecco gli elementi roguelite che si... manifestano, insomma. Va bene, scusate. Non si vede davvero come combattere. Ah, eccolo, la squadra alta. Basta. Uh-huh. Ok, tosta questa, Questa è tosta. Meno stancante per l'ita, ma in alcune cose è più difficile del boss finale, porca miseria. Ora avete visto che si para, tranne le spazzate? È perché è giusto così, è più sensato. È meno confusionario. Minchia, rovinato. Che bello finalmente capirlo e sapere che lo hai fatto. E capire quanto... questo boss è bellissimo. Cioè, è veramente stupendo. Visto che la parata potenziata è una bestia. Gli impedisce di fare quella mossa.
Avete visto? Avete visto? Non gliela fa fare. Non gliela fa fare. Don't insult me by trying to spare me. C'è una terza fase? Se lo risparmi c'è una terza fase? Sì, non hai... Non hai la vita. Devi farlo no damage. Ah no, sei immortale. Ok, scusate. Ok, è il contrario. Ah, molto giorno qua, molto onirico. È la scalata per la scienza, per la pace interiore. Quindi è un finale mistico, ma... Beh, però vorrei vedere la cutscene... Vediamo un po' se... Please, stay with me. Sifu's lineage ends here with your death. Bello, bello, bello. Ragazzi, Sifu finisce qui nel modo migliore che potessi sperare. È stato uno stupendo piacere. Grazie di cuore. Penserò a cosa lo sostituirà. Vi faccio sapere, vi tengo aggiornati. Signori, alla prossima. Grazie di cuore del supporto. Garonit, welcome back. Frank of the Lords, of the Horde. Andrea Universe, Cesco, That's Howard, Bloody Raven, Samuele M98, Lullaby of Madness, Piotr,
la rossa mano destra, Ice Lion, Giorgio Donny, Sfede, Il Pennuto, Sgannar, Zero Life, Wurt Zain, Zario Nial, Nardi, Akons 95, Crystal Spider. Grazie a tutti. Siete stati fantastici. Buonanotte. E assolutamente porterò i Monkey Island, è una gran promessa. Buon riposo. C'è un finale finale. Ci sono dei secondi extra del finale? Ah sì? Ah sì? Ah, post credit, perché non c'erano i credit, ok. Grazie ragazzi, siete stati dolcissimi a farmelo notare. Alla prossima.